The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida, fa attenzione anche tu che non mi controllo più. Ciao ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi vi andiamo a presentare gli Structure Deck Yugi Muto e Seto Kaiba. Questa è la prima uscita per quanto riguarda gli Structure Deck di Yugi e Kaiba qui in TCG, ovvero escono per la prima volta in versione potente e non in versione starter deck. Quindi andiamo subito a vedere cosa ci riserva la scatola. Abbiamo aperto brutalmente. Abbiamo la guida introduttiva che vi guida nei duelli, vi spiega passo passo come iniziare a giocare. Chiaramente la saltiamo. Il tappetino in carta col mago nero e il guerriero magnetico nuovo, adesso andiamo a scoprire la lista del mazzo e dei consigli su come potenziare il deck. Ok, detto ciò, andiamo a scoprire il mazzo. Vediamo un pochettino. Troviamo subito la ultra rara di copertina, come di consueto. E questo mazzo di Yugi ci presenta i guerrieri magnetici in una nuova veste. Abbiamo l'Imperium Magnum, il Battlebot superconduttivo, ultra rara, Berserkion guerriero magnetico elettrico, poi come super rare ne abbiamo ben tre e sono i nostri guerrieri magnetici in versione effetto, ovvero il magnetico elettrico alfa, magnetico elettrico beta e gamma. Andiamo subito a scoprire gli effetti di questi mostri. Il guerriero magnetico elettrico alfa, che è un terra roccia, tutti quanti condividono questa peculiarità. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi aggiungere un mostro guerriero magnetico di livello 8 dal tuo deck alla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Durante il turno del tuo avversario puoi offrire come tributo questa carta per evocare specialmente un mostro guerriero magnetico di livello 4 dal tuo deck. Quindi attenzione, è un summoner, un evocatore dei nostri mostri direttamente dal deck. E cosa possiamo evocare con il nostro guerriero magnetico elettrico? O meglio, scusate, cosa possiamo aggiungere grazie al guerriero magnetico? Il nostro Berserkion, che è un livello 8, come potete vedere, sempre terra e roccia, 3000-2008. E dice, non può essere evocato normalmente o posizionato, deve essere prima evocato specialmente dalla tua mano, offrendo come bandendo un mostro magnetico elettrico alfa, guerriero magnetico elettrico beta e guerriero magnetico elettrico gamma dalla tua mano cimitero e o scoperti dalla tua zona mostri. Puoi bandire un mostro guerriero magnetico di livello 4 inferiore dal tuo cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta controllata dal tuo avversario, distruggila. Se questa carta viene distrutta in battaglia o se questa carta sotto il comando del suo proprietario viene distrutta dall'effetto di una carta, puoi scegliere come bersaglio uno per ognuno dei tuoi guerrieri magnetici elettrici alfa, beta e gamma banditi. Evocali specialmente. Questa carta alla fine presenta un errore di testo che dice banidos. Difatti per quello ho avuto qualche problemino a leggerlo. Poi all'inizio magari può essere non facilmente capibile. In ogni caso, questa carta, una volta, diciamo, finita al cimitero, ci permette di rievocare i nostri mostri un po' come faceva il nostro caro Valkyrion guerriero magnetico, solo in una versione un po' più rivisitata. Poi abbiamo anche i nostri piccolini gamma e beta. Gamma dice, se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi evocare specialmente un mostro guerriero magnetico di livello 4 inferiore dalla tua mano, eccetto guerriero magnetico gamma. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Durante il turno del tuo avversario puoi offrire come tributo questa carta. Evoca specialmente un mostro guerriero magnetico dal tuo deck. Questo è un effetto rapido. Come vedete anche questo evoca specialmente dal deck un mostro guerriero magnetico. E anche questo, se viene evocata normale o speciale, aggiunge un mostro guerriero magnetico e
possiamo utilizzare questo effetto una sola volta per turno e durante il turno avversario possiamo offrirlo per evocare specialmente un livello 4 o guerriero magnetico. Quindi, come potete vedere, grande sinergia col deck e sia per le aggiunte che per le evocazioni speciali. Come possiamo fare questo mostro? Adesso lo andiamo a scoprire. Chiaramente ci sono anche carte nuove in questo bellissimo structure deck. Dico bellissimo perché comunque ci sono tanti ricordi legati a questo mazzetto. Abbiamo anche il campo magnetico. Se controlli un mostro terra di tipo roccia di livello 4 inferiore, puoi scegliere come bersaglio un mostro guerriero magnetico di livello 4 inferiore nel tuo cimitero. Evocalo specialmente. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Una volta per turno, alla fine del damage step, quando un mostro terra di tipo roccia che controlli ha combattuto con un mostro avversario, ma il mostro avversario non è stato distrutto in battaglia, puoi far ritornare quel mostro dell'avversario nella mano. Davvero potente, sperando chiaramente che rimanga in campo. Poi abbiamo la conversione magnetica, che è una comune. Scegli come bersaglio fino a 3 mostri guerriero magnetico di livello 4 inferiore nel tuo cimitero, aggiungili alla tua mano. Durante il turno di qualsiasi giocatore, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Poi scegli come bersaglio uno dei tuoi mostri guerriero magnetico di livello 4 inferiore banditi. Evocalo specialmente. E possiamo non citare l'effetto del mostro principale del deck, ovvero l'Imperium Magnum, il Battlebot superconduttivo, che si può fare con Valkyrie un guerriero magnetico più Berserkio un guerriero magnetico elettrico. Ovvero con lui e con Valkyrion, chiaramente, che abbiamo qui nel deck. Eccolo qui, versione comune. Deve essere evocato tramite fusione con i materiali da fusione sopra indicati e non può essere evocato specialmente in altri modi. Una volta per turno, durante quel turno di qualsiasi giocatore, quando il tuo avversario attiva una carta magia trappola all'effetto di un mostro, puoi annullarne l'attivazione. Se lo fai, distruggi quella carta. Se questa carta scoperta sotto il controllo del suo proprietario lascia il terreno a causa dell'effetto di una carta all'avversario, puoi evocare specialmente un Valkyrie, un guerriero magnetico, e un Berserkio, un guerriero magnetico elettrico dalla tua mano o deck, ignorando le loro condizioni di evocazione. Un'altra carta che rompe le regole del gioco e fa evocare specialmente i nostri mostri, un po' come fanno appunto loro per quanto riguarda i mostri base, guerriero magnetico, e i mostri evoluti. Con effetto. Poi abbiamo il Curiborn, ovvero una versione mostro resuscitato del Curibo, che ci piace tanto. Alla fine della battle phase possiamo scartare questa carta per scegliere come bersaglio un mostro del tuo cimitero che è stato distrutto in battaglia e mandato lì in questo turno. Evocalo specialmente. Quando un mostro avversario dichiara un attacco, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere come bersaglio un qualsiasi numero di mostri Curibo nel tuo cimitero. Evocali specialmente. Questa carta meritava una folleggiatura, però insomma ci accontentiamo di averla. Oltre a tutte queste abbiamo anche il deck di Yugi classico, che si compone dei guerrieri magnetici, del mago nero con una nuova artwork inedita, mai uscita in Europa o in America, la ragazza maga nera, il combattente delle lame, i cavalieri, Baphomet e Gazelle, guardia celtica riaddestrata. Ha un nuovo nome questa carta, perché una volta si chiamava Guardiano Celtico riaddestrato. Soldato di pietra, Curibo, abile mago nero e bianco, Behemoth Bifronte, l'attacco mago nero, la carta che ci polverizza la carta magia trappola controllata dall'avversario se controlliamo un mago nero, un'altra carta nuova che eredita magia nera, forse la magia rapida più forte, una delle più forti del deck del mago nero, che ci permette di bandire 2 carte magia dal cimitero per aggiungere al deck alla mano una carta magia trappola che indica specificatamente la carta mago nero o ragazza maga nera nel suo stesto, eccetto eredità magia nera, questa qui. Possiamo attivare una sola eredità magia nera per turno. Il sipario, che ci evoca un mago nero dal deck a costo di pagare metà life points. La scatola magica. La spada rivelatrice, la freccia spezza magia, un'ottima carta anche di side deck, la polimerizzazione, ci va a evocare le nostre fusioni, la defusione, che fa ritornare i materiali di fusione in campo, le spade mistificatrici,
ottime anche nel fantasma trucco. Attaccare la luna, un'altra carta che è uscita in solitaria per poi essere implementata in questo deck, storica di Yugi. Circolo del mago, che ci fa evocare un mostro incantatore con attacco 2000 inferiore dal deck. La forza riflessa, beh, un classico di Yugi. Cilindro magico, che come i più 4 di 1. Corda dell'anima, che è un'alternativa al, diciamo, a un richiamo del posseduto un po' più specifico per i mostri dal deck. Bombardamento di rocce, che funziona con tutti i mostri roccia che abbiamo. E poi il nostro extra, che si compone dei mostri fusione che piacciono tanto a Yugi. Paladino oscuro, cavaliere Joker arcano con un'inedita artwork, mai uscita prima qui in Italia o comunque in Europa e in America. Combattente delle lame, l'ammazza draghi, soldato spada, rara segreta da distruttori dell'ombra e chimera, la mitica bestia volante. Tutte queste carte possiamo evocarle grazie all'ausilio di polimerizzazione che trovate nel deck o che comunque trovate in tutte le edizioni, anche nei deck leggendari di Yugi 2. E questo è il deck di Yugi. Poi abbiamo il deck di Kaiba, sicuramente molto più acclamato del mazzo di Yugi per il suo impatto che avrà nel meta, anche perché abbiamo visto, o comunque sapete, che in Giappone il mazzo ABC sta davvero trionfando ogni classifica e ogni torneo. Come il mazzo di Yugi abbiamo il tappetino e i consigli per giocare dietro. Eccole qui, e dove potete trovare delle carte per implementare le vostre strategie con questo Structure Deck, che come ricorda il nome, il mazzo Structure Deck è già una buonissima base per partire nel mondo competitivo dei giochi, dei tornei ufficiali. E qui, insomma, ripercorriamo l'alfabeto perché A fino alla Z, cannone basilistico drago, ABC drago basilistico, A nucleo d'assalto, B draghetto balistico, C viverna combattente, armatura di supporto per mezzi pesanti, che è una carta inedita. Poi abbiamo il mazzo di Kaiba, Hangar Unione, maestà con gli occhi di blu, bellissima artwork. E abbiamo un sacco di carte nuove che adesso scopriamo insieme a voi. Ecco qui, le carte nuove sono queste, adesso ve le andiamo a spiegare velocemente. A nucleo d'assalto, luce macchina, come vedete sono tutti luce macchina e sono tutti unione. Andiamo a scoprire che cosa vuol dire unione. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro luce di tipo macchina che controlli, equipaggia questa carta a quel bersaglio, oppure disequipaggia questa carta ed evocala specialmente. Un mostro equipaggiato con questa carta è immune agli effetti dei mostri del tuo avversario, eccetto i suoi stessi. Inoltre, se il mostro equipaggiato sta per essere distrutto in battaglia dall'effetto di una carta, distruggi invece questa carta. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, puoi aggiungere un altro mostro unione dal cimitero alla tua mano. Quindi un riciclo dei mostri unione e una invulnerabilità del mostro in Siamo cui anche su andiamo a Facebook. scegliere Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e continuate a per il seguirci nostro numerosi. The equipaggiamento. King of Games, Poi abbiamo il re B, dei giochi. draghetto balistico, e classico equipaggiamento una volta per turno, oppure del disequipaggiamento. Un mostro equipaggiato con questa carta è immune agli effetti delle magie del tuo avversario. Inoltre, se il mostro sta per essere distrutto, distruggi invece questa carta. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, possiamo aggiungere un mostro unione dal deck alla mano. Quindi questa è un'aggiunta dal deck alla mano e una invulnerabilità dalle magie avversarie. C, viverna combattente. Possiamo scegliere come bersaglio il mostro luce per equipaggiarla oppure disequipaggiarla, come tutti gli altri mostri unione di questo deck. Un mostro equipaggiato con questa carta è immune agli effetti delle trappole del tuo avversario, chiaramente dopo mostri e magie. E poi, se questa carta viene data al terreno al cimitero, possiamo evocare un mostro specialmente dalla mano di tipo Unione, che non è un tipo, vabbè, una condizione.
Poi abbiamo l'armatura di supporto per mezzi pesanti. Se questa carta viene evocata normalmente, possiamo scegliere come bersaglio un mostro unione del tuo cimitero. Evocalo specialmente. Una volta per turno possiamo scegliere un mostro di tipo macchina che controlli e equipaggiare questa carta a quel bersaglio oppure disequipaggiarlo ed evocarla specialmente. Il tuo avversario non può scegliere un mostro equipaggiato con questa carta come bersaglio con gli effetti delle carte. Inoltre, se il mostro equipaggiato sta per essere distrutto in battaglia dall'effetto di una carta, distrugge invece questa carta. Quindi un utilissimo abbocchino per evitare la distruzione del nostro mostro. Poi abbiamo i nostri fusione fortissimi. Direi di partire con ABC Drago Balistico, che si fa con A, B e C, appena visti. Deve essere prima evocato specialmente dal tuo extra deck, bandendo le carte sopra indicate che controlli e o dal tuo cimitero. Non utilizzi polimerizzazione, questo è molto importante. Una volta per turno, durante il turno di qualsiasi giocatore, possiamo scartare una carta per scegliere come bersaglio una carta sul terreno e bandirla. Durante il turno del tuo avversario possiamo offrire come tributo questa carta, puoi scegliere come bersaglio tre dei tuoi mostri unione luce di tipo macchina banditi con nomi diversi. Evocali specialmente e questo è un effetto rapido, la cosa più importante. Un 3000-2008 che ci permette di bandire e di fare insomma quello che vogliamo nel nostro campo. Per poi andare avanti con A fino alla Z cannone balistico drago. Deve essere evocato specialmente dal tuo extra deck bandendo carte che controlli con i nomi originali sopra indicati e non può essere evocato specialmente in altri modi. È ABC più XYZ dal cannone drago. Durante il turno di qualsiasi giocatore, quando il tuo avversario attiva una carta magia trappola o l'effetto di un mostro, possiamo scartare una carta per annullare l'attivazione e, se lo facciamo, distruggere quella carta. Durante il turno di qualsiasi giocatore possiamo bandire questa carta, puoi scegliere come bersaglio uno per ognuno dei tuoi ABC drago balistico XYZ cannone drago banditi, evocali specialmente. Questa carta è fortissima perché fa praticamente da giudizio solenne sulle carte avversarie. Poi abbiamo tre magie, Hangar Unione che è la terreno del mazzo. Quando questa carta viene attivata possiamo aggiungere un mostro unione luce di tipo macchina dal tuo deck alla mano. Una volta per turno, se uno o più mostri unione luce vengono evocati normalmente o specialmente sul tuo terreno, possiamo scegliere come bersaglio uno di quei mostri, equipaggiarlo al mostro unione luce di tipo drago appropriato col nome diverso dal tuo deck a quel mostro. Ma il mostro unione che hai equipaggiato non può essere evocato specialmente in questo turno. Quindi un riciclo ulteriore per i nostri mostri. Maestà con gli occhi di blu. Manda un mostro occhi blu dalla tua mano deck al cimitero per poi scegliere come bersaglio un mostro scoperto sul terreno. Esso non può attaccare mentre è scoperto sul terreno. Possiamo attivare solo una maestà con gli occhi di blu per turno ed è una magia rapida, quindi un ulteriore punto a favore per questa carta. Mucchio Unione, la trappola nuova del deck, che scegli come bersaglio fino a tre mostri normali luce di tipo macchina e o mostri unione luce di tipo macchina banditi per evocarli specialmente. Durante il turno di qualsiasi giocatore, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, possiamo bandire questa carta dal tuo cimitero per poi scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri normali luci tipo macchina o mostri unione luci tipo macchina banditi per farli ritornare in mano. Possiamo attivare solo un mucchio unione per turno. Poi abbiamo XYZ, quindi da ABC torniamo, andiamo alla fine dell'alfabeto. La piattaforma di supporto per mezzi pesanti, drago bianco occhi blu, questa artwork l'abbiamo già vista ma non troppe volte, quindi va sempre piacere rivederla. Kaiser Glider, signore dei draghi, signore dei vampiri, ascia da guerra infuriata, Death Demon e selvaggio, Peten il calano oscuro in due coppie, drago interplanetario porpora spinoso, drago tempesta, custode del reliquiario, il giallone drago avido, il soffio esplosivo di distruzione Raijekid per il mazzo drago bianco, il flauto evoca draghi, un classico, destino silente, rimpicciolire contro l'avversario, un altro classico di Kaiba, Megamorph, rimozione limite, avamposto, il mitico virus distruggi carte con l'artwork inedita, possiamo definirla così, l'abbiamo già vista però
l'artwork originale, diciamo. Annulla attacco, l'anello della distruzione, teletrasportatore, clonazione, ordine di attacco finale, richiamo del posseduto, attaccati, catena demoniaca, ottima carta, XYZ cannone drago con un'inedita artwork, XY cannone drago e XZ cannone carro armato. Tutte queste carte le abbiamo viste in Magician Force, espansione che non ha visto l'uscita italiana, era il 2004 mi pare, per poi essere ristampata in Rivelazione Oscura 1, quindi averla ottenuta comunque in italiano al suo tempo. Bene, questi sono stati i mazzi Yugi e Kaiba. Spero vi piacciono, a noi piacciono tantissimo perché ci fanno tornare alla mente un sacco di bei ricordi. E iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video. The King of Games, il re dei giochi.